Eccomi di nuovo in giro per la Toscana a scovare i giovani che hanno lasciato le città e si sono rifugiati in campagna, appassionati della terra. Oggi sono di nuovo in Garfagnana, sono venuto a trovare Barbara nella sua azienda agricola, Le Lame. Barbara che ha fatto della sua passione un progetto unico, unico in Toscana, un agrinido, una fattoria e un asilo nido. Andiamo a scoprirlo. Ciao Barbara. Ciao Marco, ben arrivato. Grazie, ben trovato. Barbara, azienda agricola Le Lame e fattoria didattica Lo Spaventapasso. Esatto. Raccontami un po' come nascono. Sì, la mia storia è recente perché l'azienda agricola nasce quando ho deciso di cambiare vita e ho ripreso il terreno dei miei suoceri e l'abbiamo cominciato a ripulire e a ripristinare appunto per l'agricoltura. Quindi tutto quindi, questo terreno dove sorge adesso sì, la fattoria. Sì. Era abbandonato, era dei miei suoceri, quindi ho deciso insomma di riprenderlo, di ripulirlo e di creare insomma il mio sogno all'interno di questo terreno. E mi sono dedicata a questa mia passione. Per tanti anni ho lavorato e ho fatto esperienza con i bambini e quindi il mio sogno era quello di abbinare bambini e natura e quindi ho deciso insomma di cambiare vita e di dedicarmi. È raggiunto il momento. Sì, sì, il momento di pazzia anche perché insomma uno ci abbiamo pensato tanto, io e mio marito, però insomma abbiamo deciso di fare questo passo e non mi pento. Siamo partiti come azienda agricola, abbiamo aperto le porte dell'azienda come fattoria didattica, quindi alle scuole, e abbiamo fatto laboratori didattici sull'agricoltura, sulle energie rinnovabili, insomma su vari ambiti, anche sui mestieri antichi, quindi anche per riscoprire anche il valore della nostra terra, quindi il perché ho fatto questa scelta, perché volevo rivalorizzare comunque la terra dove siamo cresciuti, dove siamo nati e quindi anche farla conoscere poi all'esterno, quindi soprattutto ai bambini, quindi farli crescere comunque con un bagaglio di esperienze. Poi il sogno continuava, perché il mio sogno era quello di aprire le porte anche ai bambini più piccolini. Perché ecco, finora quindi parlavi appunto di attività per bambini e ragazzi, no? Sì, sì, dalla materna, elementari fino alle medie, sì, abbiamo fatto laboratori per loro. Sì, siamo riusciti a aprire il primo agrinido della Toscana, quindi abbiamo aperto le porte nuovamente ai bambini, ma di una fascia inferiore, quindi dai bambini da 1 a 3 anni. E con loro tutt'oggi insomma facciamo attività sia agricole che passeggiate nel bosco, loro scoprono la natura vivendola, non attraverso i cartelloni o attraverso altre attività. Contatto quindi direttissimo con gli animali. Sì, con gli animali che adorano, perché tutti i giorni dobbiamo comunque andare, quando il tempo ce lo permette, le devono vedere, le devono accudire, le devono accarezzare, sì, è tutto molto, poi è molto più tranquillo, sereno, rilassato. Senti, e gli animali sono arrivati con la creazione della fattoria didattica? Sì, li abbiamo presi per fare la fattoria didattica, per fare didattica con i bambini e poi la nostra particolarità è il fatto che comunque quasi tutti i nostri animali li abbiamo adottati o presi da situazioni un po' anche difficoltose, sì. Abbiamo l'asino che appunto l'abbiamo salvato perché è una femmina e corrono, fanno il palio, però le corrono con i maschi e quindi era destinata al macello. Abbiamo preso un cavallo, abbiamo preso un canino che è il nostro Pluto, che è il nostro fedele amico anche dei bambini, che ci viene sempre dietro. E poi anche una capretta che abbiamo preso da un altro contadino che ha smesso di fare attività e gli dispiaceva perché effettivamente è troppo buona e quindi era adatta per fare didattica con i bambini. E poi da lì piano piano insomma abbiamo aumentato, abbiamo preso galline, animali da piccola corte, conigli, anatre, papere, maiale. Avete anche un orto? Sì, facciamo l'orto e lo facciamo anche d'estate con i bambini, perché d'estate facciamo anche centro estivo convenzionato con il comune, che ringrazio perché tutti gli anni ci supporta in questa grande opera. Comune di Castelnuovo. Sì. E abbiamo 70 bambini al giorno e con loro facciamo l'orto e raccogliamo la frutta che poi andiamo a consumare nel pranzo, perché facciamo anche mensa e la mensa consumiamo i prodotti nostri dell'azienda o di aziende limitrofe o comunque di provenienza toscana, quindi cerchiamo di fare anche una filiera abbastanza corta. Dicevi prima, hai
lasciato tutto per dedicarti a quella che era sempre stata la tua passione. Immagino per te sia stato un grande momento di grande eccitazione, ma è stato uno shock anche per qualcun altro. Sei stata aiutata, seguita. Com'è venuto questo cambiamento? Sì, è venuto con tanta fatica, tante riflessioni prima di fare il passo, perché comunque c'era un lavoro dietro, un lavoro comunque sicuro, e insomma, avendo anche una famiglia, due bimbe piccole, perché ho due gemelle, e io e mio marito abbiamo comunque discusso e parlato di questa nuova vita, di questo grande cambiamento. Lui mi è stato sempre vicino, ho avuto il supporto comunque della mia famiglia, della famiglia di Marco, di mio marito, quindi anche dei miei suoceri, che ci hanno comunque sempre aiutato in tutto. Non è che parliamo solo di un cambiamento di lavoro, ma anche del tipo di lavoro. Sì. Cioè, qui parliamo solo di lavoro con i bambini, che non è che sia proprio una passeggiata, tantomeno quello con la terra, insomma. Sì, che poi è stato il primo, perché noi comunque siamo come primis, siamo fattoria didattica e azienda agricola, quindi l'azienda agricola facciamo anche produzione, quindi farina di castagne, farina di gran turco, trasformiamo i frutti, quindi marmellate, sciroppi, quindi c'è tanto lavoro, la terra è faticosa, però è anche un lavoro che ti dà soddisfazione, stai sempre all'aria aperta, quindi è molto più rilassante, anche se è molto più faticoso di un lavoro di stare in un negozio, dietro a un bancone, e quindi quindi lì, ecco, anche, diciamo, è più piacevole. Poi i bambini sì, sono faticosi, ma comunque ti danno tante soddisfazioni, è sempre una scoperta, è sempre un'emozione nuova, quando le porti a giro, ecco, ti fanno riscoprire anche quei valori che magari dai per scontati, come il cadere di una foglia, il rumore che fa la foglia quando si cammina sotto i piedi, e quindi è molto piacevole. Quindi, insomma, ci sono stati dei momenti in cui hai detto mannaggia, ci hai ripensato? In cui no, ripensato no, tanti momenti che abbiamo avuto difficoltà, perché essendo anche il primo agrinido non sapevano neanche come poterci aiutare, quali erano magari i passi da fare, non essendo ancora una normativa, non c'era, quindi è stato un po' difficoltoso. Avete dovuto creare proprio il caso? Sì, sì. Eppure so che la regione Toscana comunque vi ha sostenuto. Sì, sì, abbiamo avuto un finanziamento per la multifunzionalità e la diversificazione dell'azienda agricola, quindi riguarda proprio la didattica, e grazie a questo contributo abbiamo comunque, siamo riusciti a fare i lavori, ecco, del centro didattico, e insomma, dove oggi svolgiamo le nostre attività, quindi la regione ci ha supportato, sì, in questo. Barbara, hai delle aspettative per il futuro? Sì, il futuro ho un'aspettativa, non proprio per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia azienda, ma per quanto riguarda i giovani che vogliono fare il mio stesso cammino. Quindi spero che in futuro tutta la fatica che magari si parlava prima, che serva anche a altre giovani, altre aziende, per avere appunto un nuovo lavoro. Sì. Tra l'altro avete introdotto anche un'altra, a mio avviso, grande novità, questa della mancata retta, ma di una retta giornaliera, cioè i genitori pagano quando il bambino effettivamente viene. L'abbiamo fatto perché in tempo di crisi abbiamo voluto creare un nuovo servizio proprio per le famiglie, perché abbiamo tante famiglie che magari hanno un lavoro part time, e quindi se lo possono, ecco, le mamme possono guardare il proprio figlio, e mentre quando lavorano lo possono affidare a noi, e quindi non pagare la retta mensile intera come fanno tutti gli altri asili, ma pagare i giorni effettivi che uno frequenta. Quindi, guarda Barbara, se io avessi un figlio lo porterei sicuramente qui da voi, te lo ti posso ringrazio. Già garantire. Grazie a te. Grazie. Davvero. Buona fortuna per tutto. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Abbiamo visto un'altra realtà, un altro modo di vivere la nostra regione. Io allora vi aspetto alla prossima puntata, alla ricerca di un altro giovane e della sua passione per l'agricoltura. Thank you.